Dove buttarsi ancora? Nella vendita e la consulenza online, perché prima eravamo distratti a farlo offline e online è tutta un'altra cosa. L'esigenza di una consulenza è importantissima perché la gente è cieca, ve lo ripeto, la gente è cieca in ogni settore. Come vi ha raccontato Tiziana, lei è venuta un po' cieca da noi perché accecata dalla hard skills del web marketing. Quando abbiamo detto, guarda, tu sei una giraffa, quindi sei per l'innovazione, guarda che il tuo posto è quello di trainer in HR, gli si è aperto un mondo, è stata una consulenza. Quindi delle consulenze ti fanno capire chi sei e ti fanno cambiare la vita. E si può guadagnare anche parecchi soldi. Ci sono tanti tipi di consulenza, viene vista male da parecchi la vendita a provvigione. Una studentessa mi ha mandato questo screenshot di un'azienda che assume nell'ambito degli eventi e del turismo a provvigione, cioè una sorta di agenzia online. Ora, al di là del caso specifico, che poi andremo ad analizzare nelle sedi opportune, in qualche altro webinar, volevo soffermarmi sul fatto che potrebbe essere anche un falso mito che lavorare sulla provvigione può essere una cosa brutta. In realtà, io in questa fase vi invito a vedere la transazione media, la provvigione, a quanto ammonta e quanto potreste guadagnare per un mese. E la gente è cieca perché parecchie persone li vedono nei supermercati, diversi per le strade, lavorano a provvigione per delle provvigioni misere. Quindi se vendete un abbonamento televisivo da 10 euro al mese, la transazione media quindi è di 10 euro e se guadagni il 10% guadagni 1 euro. Se fai 30 transazioni in un mese, guadagnerai 30 euro al mese, ma ne vale la pena. E in tanti lo fanno, si sforzano per chiudere una transazione, devono parlare un'ora al telefono. Ora cercate di aumentare la transazione media con brand buoni, per esempio. Già 100 può diventare interessante con una provvigione del 10% e sarebbero 300 euro al mese. Comunque, come si fa a vivere con 300 euro al mese? Avete visto, nell'esempio precedente, il lusso tira, quindi fare consulenza di vendita per prodotti di lusso o per prodotti high ticket, cioè ad alto margine, conviene tantissimo. Perché se tu vendi un pacchetto turistico a 1000 euro oppure un servizio di consulenza a 1000 euro e guadagni una provvigione del 10%, guadagnerai 100 euro. E quindi in un mese, se fai una transazione al giorno, ti metti in tasca 3000 euro lordi. E qual è la differenza tra tutte e tre le possibilità, cioè lavorare per 10 euro, 100 euro o 1000 euro? In realtà nessuna da un punto di vista del tempo, perché se devi parlare un'ora con il cliente per vendergli un prodotto a 10 euro, un'ora per vendergli un prodotto a 100 euro, un'ora per vendere un prodotto a 1000 euro, ti conviene vendere il prodotto da 1000 euro. Raga, ci sono tanti parrocchi molto cari con delle provvigioni molto alte. Occhio, magari potete anche contattarci, possiamo dare dei bei consigli anche su questo. Non è comunque un modello che noi adottiamo all'interno di Master Europei.